Non potevano mancare le parentesi graffe anche nell'uso delle espressioni regolari, ovvero abbiamo visto le parentesi quadre per il loro scopo, le parentesi tonde per il loro, adesso arrivano anche quelle graffe naturalmente. Tutti e tre i tipi di parentesi sono state sfruttate nel vocabolario, nella simbologia delle espressioni regolari. Cosa fanno le parentesi graffe? Sono dei quantificatori, delle occorrenze. Si possono impostare. Magari lo posso mettere in evidenza nella scaletta, già che ci sono, si possono impostare esattamente quante occorrenze si vogliono cercare, del carattere che precede. Quindi come dire, il meccanismo di utilizzo di questi quantificatori è sempre rispetto a quanto precede immediatamente il quantificatore, Ecco, quindi abbiamo visto il più, l'asterisco che si riferisce al carattere che precede, o al gruppo, all'insieme di caratteri che precede, Quindi, vediamo di mettere in pratica queste bellissime parentesi graffe. Un esempio qui sempre con la nostra bellissima M. Io dico M2, per esempio, il primo esempio qua, M2, copia. Riesco a cancellare, copia e incolla. M2, cosa fa questo M2? Dice, cercami nel testo i caratteri M, ma che siano almeno due M di fila, che ci siano due occorrenze di questa M. Quindi, quantificatore, parentesi graffa, quantitativo, chiusa parentesi graffa, del carattere che precede. E cosa è successo qui? Vedete che in questa parola inesistente, mamma, tutte le doppie coppie di M, non le singole, perché una M non è sufficiente, quindi appena ne incontra due di fila, ecco qua che mi ha messo in evidenza, mi ha messo in evidenza questo, 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 poi resta una M singola in fondo che non è evidenziata. Andiamo in giù, vediamo che la parola programma contiene due M di fila. Zac evidenziata, programmi anche, eccetera, eccetera. Quindi tutte le doppie o triple o quello che è M, scusate, triple, quadruple, eccetera, eccetera. Quindi è sempre coppie di 2 di M. Quindi tutte le parole che possono contenere due volte M di fila vengono evidenziate da questa piccola espressione regolare. Perché le abbiamo detto specificatamente di metterci in evidenza tutte le coppie di M. Ci sono tre forme di questi quantificatori, è interessante e molto potente. La seconda forma dice, cercami, intanto la scrivo, va, poi la spiego, 1,2. Cosa fa? Cercami tutte le M fin qui ci siamo, che abbiano occorrenze di fila, quindi M che ci siano di fila, o una, quindi il minimo una, fino a un massimo di 2, quindi questo è un intervallo di valori, quindi tu cominci a cercarmi le m che trovi. Avendo messo una o due m concatenate, praticamente cosa fa? Mi cerca tutte le m nel testo, perché una m singola a questo punto è sufficiente per essere messa in evidenza. Vedete, tutte le m sono messe in evidenza. Laddove ce n'è di più, mette in evidenza la doppia m. Vedete, programma, programma, ci risiamo, m singole, m doppie. Anche in questa parola qui, mamma, stavolta anche l'ultima M che restava per conto suo prima e la prima sono messe in evidenza anche loro assieme alle coppie di M qua in mezzo, 2 e 2. Ecco, quindi o 1 o 2. L'ultima forma di questo quantificatore preciso lascia spazio alla quantità, ovvero non chiude l'intervallo. Praticamente io scrivo così, ecco sì, e come interpretiamo questo quantificatore? Dice, cercami sempre tutte le m nel testo che siano al minimo due in sequenza, una in fila all'altra, fino a non definito, fino all'infinito. Vedete anche qui sempre sulla destra nel riquadro explanation che lo dice proprio quello che vi ho appena detto. Quindi il quantificatore, lo vedete qui, il 2 con la virgola e senza specificare un termine, dice between, tra 2, quindi minimo 2, e unlimited, ovvero all'infinito possono esserci 1000 m di fila che vengono beccate. E cosa è successo?
che mi trova 7 corrispondenze. Perché 7 corrispondenze? Perché ci sono 7 coppie di M, doppie di sicuro, perché le abbiamo detto minimo 2, non una ma due, quindi solo dove sono 2 M di fila. E in più, ovviamente, avendo detto da 2 in su, fino a 2 milioni di M di fila, ecco che le M di mamma, la prima che è una sola, non viene considerata dal risultato del filtro, ma questa sequenza di M, di cosa sono, 10 o passa M, viene inclusa nel risultato perché appunto gli abbiamo detto dalle 2 in su, quindi fin dove la trovate lui l'ha messa in evidenza. Questo è molto potente come sintassi e come risultato che si può ottenere per il filtro. Come vedete, quindi l'espressione regolare, quello che dicevo nei primi video di questo corso, sono molto concise, possono sembrare criptiche in un primo tempo, ma una volta che si conoscono queste basi sintattiche, queste regole, si vede anche come potente il motore dell'espressione regolare. Con 3 caratteri digitiamo 3 cosine e otteniamo un grosso risultato, dandogli in pasto un testo tipo questo. Vedete com'è veramente dinamico, elastico, e pensate anche a combinare tutte queste cose che stiamo vedendo assieme, e quindi vedete che le espressioni regolari possono diventare anche complesse, ognuna fa la sua parte, è veramente molto, molto potente come strumento. Poi, sempre in questo capitolo dei quantificatori, c'è il punto di domanda, che ritorna spesso nell'espressione regolare, il punto di domanda. Si vede che è piaciuto agli sviluppatori originali, non lo so, comunque ritorna più frequentemente che altri simboli, e addirittura il punto di domanda per conto suo ha 2 funzionalità. Addirittura 2, la dipendenza del contesto, di come lo si usa. Quindi, prima funzionalità del punto di domanda è rendere l'elemento che precede, quindi ancora una volta si lavora su quanto immediatamente precede. L'elemento che precede rende opzionale l'elemento che precede. Cosa vuol dire? Vediamolo subito con un esempio, perché è decisamente più facile che spiegarlo a parole. Questo esempio che ho fatto copia e incolla. Cosa fa? Dice, cercami la stringa, la sequenza di caratteri Q maiuscolo UE e la S, ma la S, scusate, QU, la E, che però è seguita da un punto di domanda, e poi la S a proseguire. Il punto di domanda influisce sul carattere che precede, abbiamo appena detto, quindi il punto di domanda lavora sulla E, rendendola opzionale. Cosa vuol dire? Che questa espressione regolare mi metterà in evidenza la stringa di testo Q maiuscolo U E S, oppure solo U Q US, perché la E è opzionale, può anche mancare la E. Come dico qui nelle mie note, un'espressione regolare di questo tipo può trovare, per esempio, corrispondenze quest di questa, custa, anche se non è un errore di ortografia, ma comunque custa, perché tolta la E da questa la parola diventa custa e me la trovo ugualmente perché ho detto che la E è opzionale, ma attenzione, non mi evidenzierebbe la parola cuosta perché la O ha preso il posto della E, ma lì se c'è deve esserci la E, non un qualsiasi carattere. Va bene rendere la E opzionale, ma quando c'è deve essere una E, non opzionale non vuol dire che può esserci qualsiasi cosa, se c'è deve esserci una E. Ecco. Questo è un esempio un po' strano che nel testo sicuramente non c'è in quanto tale, quindi io come dire, lo creo artificialmente, quindi metto la parola questa, poi scrivo custa e vedete che viene messo in evidenza e scrivo anche cuosta. Ok? Come dico qui, appunto nella nota della scaletta, vedete che questa espressione regolare mi torna come risultato di filtro questa, perché se c'è la E va benissimo, QS, custa,
perché la E è opzionale, quindi restano QUS, ma non quosta perché la O ha preso occupa la posizione della E e non va bene perché dico che quando c'è deve essere una E. Ecco qua, questo è un bel esempio quindi della prima funzionalità del punto di domanda. La seconda funzionalità del punto di domanda è rendere il quantificatore o l'identificatore precedente, quantificatore o identificatore, va che è meglio, così specifichiamo ancora meglio. Quindi la seconda funzionalità cosa fa? Rende, qui possono sembrare dei termini strani, comunque, questo quantificatore o identificatore che precede, renderlo pigro invece di avido, come è il suo comportamento per difetto. Ecco qui sono sicuro che al momento è oscura questa descrizione. Passiamo a capire meglio. Un quantificatore o identificatore è detto avido ed è il comportamento per difetto. Quindi se noi non facciamo niente, le espressioni regolari, gli elementi di un'espressione regolare si comportano tutti come avidi. Cosa vuol dire? Che cercano di ritornare il maggior numero di caratteri possibile in una determinata situazione che noi gli diciamo di applicare. Mentre è un quantificatore è detto pigro, quindi non avido ma pigro, quando ritorna il minor numero di caratteri possibile. Facciamo un esempio perché se no ci perdiamo. Come identificatore o quantificatore usiamo la barra rovesciata W, che l'abbiamo visto nei video precedenti, che è quella che identifica le parole, praticamente. Ecco, le parole separate dalle punteggiature, ma questo l'abbiamo già visto, eh? Quindi facciamo questo primo esempio. Copia, incolla, lo spazio qui non lo voglio. Ecco, W abbiamo detto, eh? Il W con il più, quindi con il quantificatore più che abbiamo appena visto, che vuol dire una o più occorrenze di quella la lettera che precede, in questo caso più che una lettera abbiamo la barra rovesciata W che vuol dire uno o più di parole che iniziano con una Q, poche parole, eh? Insomma, gioco di parole, e voilà ancora una volta. E questo cosa ci evidenzia? Perché iniziano con una Q maiuscola queste parole, quindi ci evidenzia questa, custa, quosta. Quando, perché tutte con la Q maiuscola ce n'è ancora, sì, qualunque, conseguenziale, quindi a partire dalla Q fino alla punteggiatura, il W qui vedete partire dalla Q con la punteggiatura, eccetera, eccetera. Ecco, qui vedete cosa succede. Proviamo magari anche a togliere il quantificatore. Se togliamo il quantificatore, mi evidenzia comunque ciò che inizia con la Q, ma mi mostra poi solo in evidenza solo la lettera che segue. Vedete, dei gruppetti di due lettere, il minimo. È un po' come se fosse pigra la V per conto suo, la V doppia per conto suo. Invece di essere avida è pigra. Se io ci metto il più, il quantificatore, magari qui lo tolgo perché in realtà è più preciso come l'avevo messo, eh? Scusate, ma almeno quando pubblicherò questi video vi consegnerò la scaletta più precisa possibile. Quindi se ho qualche dubbio ritocco, se non, e se no ritocco finché a posto. Allora, il più è avido, abbiamo detto, per difetto si comportano questi quantificatori in modo avido. In effetti vedete che tutta la parola viene inclusa nel filtro risultato. Se io ci metto il punto di domanda, abbiamo detto, lo fa diventare pigro. E in effetti vedete che torniamo al risultato di poco fa del W senza il più, praticamente. Ecco. Lo facciamo diventare pigro, quindi questo più, il quantificatore, è diventato pigro con il punto di domanda che segue. Pigro, appunto, avete visto la differenza. Invece di mettere, includere nel risultato del filtro tutta la parola fino alla prima punteggiatura, ha incluso il minimo di lettere possibile, ovvero la Q, perché è fissa, questa non può escluderla perché gli ho detto io, guarda che deve esserci una Q maiuscola, e poi a seguire
il più pigramente possibile il minimo indispensabile, ovvero solo la lettera che segue, in questo caso è la U, molto spesso, se non dire sempre, la U, vediamo un po'. Q, Q, Q dappertutto, avete visto? E così via. Quindi la differenza fra pigro e non pigro, vediamo l'effetto del punto di domanda. Tutta la parola, punto di domanda, il minimo indispensabile. Anche qui, così diciamo, pura teoria didattica, magari in questo momento non si vede l'utilità di una cosa di questo tipo, però in una situazione pratica potrebbe proprio succedere che abbiamo bisogno di questa differenza. Una volta abbiamo bisogno di questo, una volta potremmo aver bisogno di questo, sapere che c'è questa possibilità con il punto di domanda. Ecco, quindi questo l'abbiamo detto. L'ultima parte di questo capitolo del quantificatore e alternanza, si chiamava questo sottocapitolo, quantificatore e alternanza. L'alternanza è data dal barra verticale, il pipe, che spesso nei comandi a terminale, nei linguaggi di programmazione, sta per l'operazione OR, ovvero oppure. Ecco perché si chiama alternanza, perché ci permette di fare delle ricerche di caratteri o insieme di caratteri in alternanza, ovvero uno oppure l'altro. Facciamo ancora una volta un esempio perché è più facile da capire. Facciamo incolla, c'è il solito spazio davanti che non mi serve, ecco. Cosa diciamo con questa espressione regolare? Diciamo, cercami ancora una volta tutte le stringhe, le parti di testo che iniziano con un, che iniziano, sì, le parti di testo che iniziano con una Q maiuscola, e quindi vedete che me le trovo, quindi dico iniziano, non vorrei che fosse frainteso col fatto che debba iniziare proprio la parola con uno spazio davanti e poi la Q. Vedete che qui conseguenziale, c'è cioè una Q maiuscola, mi viene evidenziata anche quella. Vedete qui, ops, ma non avevo fatto incolla. Non so se questo sito interattivo ogni tanto fa quello che vuole lui, però io avevo fatto copia, ero convinto di aver fatto copia e incolla dell'esempio. Oh, ecco. Dicevo appunto, in questo caso cosa abbiamo creato con questo esempio? Siamo tornati ad usare le parentesi quadre che, rammento velocissimamente, racchiuse fra parentesi quadre ci sono degli insieme, c'è un insieme di elementi singoli da trovare, ovvero degli insiemi più o meno estese di lettere singole da trovare nel testo per quella determinata posizione. In questo caso l'espressione regolare inizia qui e ho subito questo insieme di ricerca con il pipe, con il simbolo dell'alternanza OR in mezzo. Cosa vuol dire? Cercami in tutto il testo le parti di testo che iniziano con una Q in prima posizione perché l'espressione regolare inizia qui, e quindi la prima posizione deve essere una Q maiuscola, oppure, ecco l'alternanza, una P seguita da una U minuscola in seconda posizione. Ha trovato 13 occorrenze in questo nostro testo campione. Quali sono le occorrenze? Facile da capire. Gruppo di ricerca Q oppure P, quindi Q maiuscolo oppure P maiuscolo, vedete già le prime due qui, seguite da una U minuscola, attenzione, senza spazio né niente, quindi Q, Q maiuscolo U, P maiuscolo U, Q maiuscolo U, tutte le Q maiuscolo U, public license, PU, PU e QU, vedete, anche questo è molto potente come comando dell'espressione regolare, perché per una medesima posizione nel testo ci permette di definire un'alternanza, quindi un'alternativa. Non avessi questo simbolo, non avrei la possibilità di
di stabilire per una stessa posizione caratteri diversi che possono occupare quella stessa posizione. Quindi questo è molto, molto utile. Vediamo un po' se posso ancora aggiungere una lettera. Bah, non saprei, che ne so, T maiuscolo. Ce n'è? No, non ce n'è. Ecco, comunque si può andare avanti. Questo volevo solo fare un esempio in più per far capire. Non so se ce n'è una L. Io ci provo con la L, vediamo un po'. No, non ce n'è. Sono sempre 13 occorrenze. Comunque qui lo scopo del mio scrivere ulteriormente, ecco qui una D. Ecco, vabbè, con la D, vedete che cioè di OR, di simboli di alternanza, ne posso mettere quanti ne voglio, per esempio, in questo gruppo di ricerca. E in questa prima posizione, a questo punto, inizia a cercarmi anche ciò che inizia con la D e segue sempre una U. Vedete che traduzione, D minuscolo U, traduzione, ne ha trovati qualcuna in più. Ecco, quindi alternanza, io posso alternare queste cose, quindi non solo anche singoli caratteri, ma posso alternare anche gruppi di caratteri, insiemi di caratteri, tutto, e poi tutto va di conseguenza. Qui vi mostro, diciamo, la sintassi minima e vi faccio vedere l'effetto dei singoli elementi di espressione regolare, ma poi possono essere composti a vari livelli, non solo sui singoli caratteri, ma anche su intervalli di caratteri, eccetera, eccetera. Tutto quanto può essere mescolato, unito e composto come i cubetti del Lego per poi alla fine ottenere la nostra espressione regolare che ci permette di mettere in evidenza, di filtrare quanto effettivamente ci serve poi nella pratica. Ecco, l'ultima parte di questo secondo. Di questa seconda parte del secondo video di questo corso riguarda le sostituzioni. Ecco, questi siti interattivi di utilizzo, di verifica delle espressioni regolari mettono a disposizione anche, io ne ho visti due o tre di questi siti e tutti mettono a disposizione anche la parte delle sostituzioni per far capire quale può essere il valore aggiunto. Ovvero il prosieguo dell'utilizzo di un'espressione regolare, ovvero la chiusura del cerchio, perché una volta filtrato il testo che abbiamo bisogno, come dico qui, è fantastico vedere come le espressioni regolari permettano di creare praticamente un numero infinito di filtri diversi, ma poi una volta evidenziate le parti di testo che ci interessano, cosa ce ne facciamo? Quindi ci deve essere una chiusura del cerchio, perché è bello mettere in evidenza le cose, ma poi, ok, le ho lì, cosa me ne faccio? Un utilizzo classico è la sostituzione, ovvero grazie alle sostituzioni possiamo alterare la forma del testo originale riorganizzandolo in base al risultato dell'espressione regolare. E qui, appunto, in questi siti interattivi c'è, adesso qui mi sposto un attimo la scaletta, giusto per mostrarvi che qui sotto, vedete, c'è il paragrafo che abbiamo usato finora che si chiama Regular Expression, dove noi digitiamo il filtro con la nostra espressione regolare. Qui sotto c'è un altro paragrafo che si chiama Substitution, ovvero sostituzioni. C'è un più qui dove noi possiamo aprirlo rispettivamente, diventa meno quando è aperto, lo possiamo richiudere. Qui ci si gioca un po' l'interfaccia in questo modo. Mi rimetto a posto la scaletta. E partiamo a vedere cosa fanno le sostituzioni. Cosa succede con queste sostituzioni? Quindi, nel riquadro della sostituzione viene riportato praticamente il nostro testo, campione, il nostro testo qua, viene riportato tale quale. Viene riportato tale quale o quasi tale quale. Quindi la base è quella, però vedete che tutte le parti messe in evidenza dall'ultima espressione regolare che ho impostato qua, qui non ci sono, qui sotto, cioè senza far nulla, l'espressione regolare, la sostituzione, ovvero la funzionalità per mostrarci le sostituzioni di questo sito interattivo, per difetto ci elimina quanto viene messo in evidenza dal risultato dell'espressione regolare qua sopra. Quindi vedete che di questa, la prima parola, resta esta,
traduzione resta trazione, eccetera, eccetera. Quindi sono sparite tutte le parti messe in evidenza. Vedete che qui nella mia riga che ho introdotto artificialmente prima, per l'esempio, questa, custa, quosta, resta solo esta, sta, osta, eccetera, eccetera. Questo per difetto perché qui nelle sostituzioni non ho ancora indicato nulla. Cosa ho a disposizione? Ho a disposizione per esempio il dollaro e la E commerciale, qui quell'end qua. E cosa vuol dire? Inserisci la corrispondenza originale nel risultato della sostituzione. Originale vuol dire metti di nuovo anche qua sotto quanto evidenziato qua sopra. Quindi se io qui scrivo dollaro, e commerciale, vedete che adesso il testo sopra è identico al testo sotto perché in realtà non ho sostituito nulla, ma gli ho detto nella funzionalità di sostituzione di rimettere quanto ha trovato il filtro dell'espressione regolare, di rimetterlo al suo posto. Vedete che qui è tornato il testo originale con tutte le sue sostituzioni evidenziate. E questa è una possibilità. Un'altra possibilità è quella di fare riferimento ai famosi gruppi, alle referenze dei gruppi con l'indice 1, 2, 3, 4. E qui si fa col dollaro seguito dall'indice del gruppo. Dunque, qui non ho il gruppo, quindi vediamo un po', creiamo un paio di gruppi, va? Dico nu. GPL e facciamo riferimento al gruppo 1. Ecco, qui mi mancano gli spazi. Ricreo l'esempio di non un po' un attimo, come dire, di un po' di tempo fa in questo video, nel corso del video. Quindi GNU spazio GPL spazio GNU. Qui sotto naturalmente è riportata perché adesso è attiva questa opzione. E faccio riferimento al gruppo 1 che è GNU. In questo caso nell'espressione regolare abbiamo due gruppi, quindi l'indice 1 e l'indice 2, questo. Qui sotto posso fare riferimento nelle sostituzioni, quindi io dico dollaro 2 spazio, anzi faccio bah, trattino dollaro 1. Cos'è successo? Che oltre ad avermi riportato, anzi posso togliere l'espressione originale, che cos'è successo? Che il risultato dell'espressione regolare, che è in questa forma, io faccio riferimento ai due gruppi nu GPL invertiti, per esempio. E questo è un classico valore aggiunto di poter fare riferimento ai gruppi. Io posso invertire nel testo. Nella forma modificata posso invertire i gruppi di lettere, quindi vedete che prima gli dico mettimi il 2 che è GPL e quindi lui mi scrive GPL, trattino 1 e quindi il GNU, GPL, GNU me l'ha sostituito con GPL trattino GNU. Vedete che incomincia ad essere chiaro. A cosa servono anche le espressioni regolari, oltre a filtrare, ovviamente, oltre ad essere bravissimi a filtrare il testo, qualora mi servisse solo in un file o in 10 file di testo cercare determinate stringhe, sono bravissime le espressioni regolari. Questa è una funzionalità, la principale, laddove sono fortissime. In più c'è ulteriore valore aggiunto dove io posso usare delle funzionalità di sostituzione, quindi di influire sulla forma originale del testo e eventualmente modificarla come vedete qui, quindi portare da una forma verso un'altra e così via. Poi ci sono ancora tre forme. Una è, non so, forse qui è scritto troppo in piccolo, però è il dollaro con, come dire, quell'apice rovesciato.
Non l'apostrofo in piedi, ma l'apice rovesciato, il simbolino rovesciato. Cosa fa questo? Inserisce la parte di stringa che precede una corrispondenza. Adesso vediamo cosa succede qui. Io provo a scriverlo dollaro. Apice rovesciato è questo, sì. Ecco, voilà. Cosa è successo qui? Vediamo un po'. Qui forse faccio così. Ecco, inserisce la parte di stringa, ovvero di testo, che precede la corrispondenza. La corrispondenza significa sempre il risultato del filtro dell'espressione regolare, quindi sappiamo che il risultato è questo, in questa posizione. E laddove metto questo dollaro con l'apice rovesciato, va a prendere tutto quello che precede questa corrispondenza, quindi questo, e lo piazza lì. Quindi noi abbiamo messo dollaro 2, righetta dollaro 1, spazio dollaro apice rovesciato. E vedete che qui parte il testo da questa è una traduzione non ufficiale bla 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 fino a LA spazio. LA spazio che è proprio tutto questo che precede. Praticamente è come se io prendessi questo, facessi copia e facessi incolla da qui in avanti. Quindi questo comando di sostituzione fa proprio questo, cioè tutto ciò che precede un'occorrenza, in questo caso l'occorrenza è una, ma se fossero 100, immaginatevi voi, ogni occorrenza viene piazzato tutto ciò che precede l'occorrenza stessa, quindi pensate che casino, comunque qui è un esempio semplice e facile da capire l'effetto. Vedete, tutto ciò che precede fino a lì, fino all'ultimo spazio. Rispettivamente inserisce la parte di stringa che segue una corrispondenza, il dollaro con l'apice non rovesciato ma l'apostrofo, vedete l'apice in piedi, dov'è? Qua, faccio così e voilà. E quindi partendo da, partendo da questo trattino, lo vedete qui, da questo trattino, lui mi inserisce dopo la corrispondenza tutto ciò che segue e vediamo un po', vedete che tutto ciò che segue qui in azzurrino è proprio tutto il testo che segue, tutto tutto, e poi riparte con lo stesso testo perché è stato innestato lì, quindi l'ha proprio messo tutto e fino all'ultimo HTTP qua che è questo, quindi lui l'ha preso tutto. Dall'occorrenza qui in azzurro in avanti, tutto e l'ha innestato lì dopo l'occorrenza. Questo è quello che fa questo comando di sostituzione. Poi il dollaro dollaro, vabbè, il dollaro dollaro non è una sostituzione, ma semplicemente per non far interpretare. Adesso io tolgo questo perché sennò non si capisce più niente. Per non far interpretare il dollaro in quanto tale, ecco. Laddove per l'espressione regolare abbiamo imparato che i caratteri che significano qualcosa per l'espressione regolare o caratteri speciali vengono inseriti con la barra rovesciata dollaro, in questo caso nell'ambito delle sostituzioni la barra rovesciata è un carattere normale e il dollaro per essere scritto dollaro e non essere interpretato in nessun modo viene messo doppio e qui vedete che il dollaro comunque ne resta uno perché il secondo dollaro è il dollaro, il primo gli dice guarda, voglio solo scrivere il dollaro effettivamente. Ecco. E voilà, con questo abbiamo finito questo secondo grosso capitolo sulla teoria delle espressioni regolari, sulla composizione del vocabolario dei comandi che ci mettono a disposizione espressioni regolari e abbiamo proprio finito la parte, tra virgolette, più dura, teorica, perché in effetti le espressioni regolari, per quanto potenti siano, avete visto che tutto sommato, a parte il tempo che ci vuole a spiegare e a mostrare l'effetto dei singoli comandi, ma non sono poi tantissimi i singoli comandi che compongono il dizionario delle espressioni regolari. In fin dei conti sono un po' i tipi di parentesi, qualche simbolo come i punti di domanda, eccetera, eccetera, ma non sono poi una gran quantità in sé i singoli elementi. Quello che rende eccezionale l'espressione regolare è poi il comporre questi singoli elementi, dicevo, come i cubetti del Lego, in modo da creare quello che abbiamo bisogno in forme infinite. Ecco, con questo ho concluso anche questa seconda parte e vi attendo con il prosieguo del corso al prossimo video. Ciao ciao!